natura ci ha donato, noi la dobbiamo difendere e valorizzare affinché possa mantenere alto la qualità della nostra vita, che è importante per Abicino. Infatti sapete bene quanto abbiamo fatto in questi anni per dare lavoro con i marciapiedi che sono stati fatti in quest'anno, ma anche nei vari piazzi che abbiamo realizzato, parto da quello più vecchio che è il 1967, piazza di Marco II, la situazione potente, giusto? Ma io non facevo ancora, e quindi non mi posso fregiare di quell'idea di quella piazza perché non era ancora assessore della Policuccia. Questo è un quartiere fatto di famiglie giovani, quindi ci sono tanti ragazzi che potranno usufruire di questo spazio. Buona serata a tutti. Grazie Paolo, grazie. Tanto a piovere non dovrebbe piovere forte, speriamo bene. Ci siamo? Dobbiamo chiedere agli amministratori di avvicinarsi agli altri, di avvicinarci, tocchiamo tutti quanti il nastro, prego Paolo. Ecco qua, auguri a noi. Avviciniamoci verso la targa. Alla targa con i bambini, però, venite qui, così ci date la mano. Michelangelo! Ovviamente poi ci sarà un piccolo buffet per festeggiare e ringrazio anche gli amici del circo dell'associazione ST Roger Federer che hanno anche loro realizzato questo campetto da tennis in Vigiliano, per cui siamo anche noi mettendo a posto quei marciapiedi che stavano non proprio in ottime condizioni. Torniamo, ce la fai? Tira. Bravo. Ok, tira. Per la realizzazione di questa piazza, di questo spazio pubblico, si ringrazia per le gentili donazioni. Le famiglie Ottuso, Giovanni e Misonatore perché hanno smantellato tutta la vecchia piazza. Ripeto, gentilmente, con una grande donazione. L'ultima frase, fino a che tutti non sono liberi, nessuno libero. Questa frase di Martin Luther King che racchiude un po' il concetto di libertà. Grazie di cuore, auguri a tutti noi. E te lo scuso se dimentico qualcuno, sicuramente nel posto lavoro Giovanni Fiorabba con suo figlio che hanno lavorato qui anche sotto 40 gradi che veramente senza di loro non avremmo potuto realizzare quest'opera. Grazie di cuore a tutti. Se possiamo approfittare ancora pochi minuti prima di bagnarci completamente per festeggiare. Grazie di cuore e viva Abicino!